Ladies and gentlemen della magia youtubesca, ormai prendo il microfono in mano e lo orgo vicino alle mie fauci, praticamente solo per parlarvi di collaborazioni incredibili di Acqua di Rose con brand di grande successo. E questa volta il brand non è solo di grande successo, ma è di enorme, mastodontico successo. Era un brand che tutti quanti aspettavamo. Prima o poi Wizard avrebbe preso sotto la sua ala intrisa di banconote da $100 verdi sonanti. E il brand in questione è chiaramente Marvel. Ecco, dopo Marvel io non so che cosa potrebbe decidere Wizard di collaborare. Non riesco a immaginarmi un brand più di successo di Marvel in questo contesto storico in cui viviamo. Scrivetelo qua sotto nei commenti se vi viene qualcosa in mente, però mi pare che i denari che fa fluire all'interno delle casse l'universo cinematografico, in primis della Marvel, e tutto ciò che orbita intorno a questo brand, mi sa che qualcosa più di questo difficilmente ci sta. Quindi diciamo che questa collaborazione rappresenta un po' il picco massimo della serie, che se non diventi popolare in questo modo, caro Acqua di Rose, caro Magic the Gathering, difficilmente qualcosa riuscirà a farti avere più successo. Certo, è importante vedere anche come viene sviluppata questa collaborazione, non soltanto che il marchio di Marvel venga sovrapposto a Wizard e siamo tutti felici e contenti. No, bisogna vedere anche come viene istituita questa fusione, che fusione non è, appunto, è una meravigliosa collaborazione. E adesso andiamo a leggerci l'articolo di Acqua di Rose per capirci più nello specifico. Andiamo a guardarci anche il teaser trailer che è uscito in queste ore. The first time you see those pages, everything changes. They're a gateway to new worlds, new possibilities, new realities. They invite you to explore the edges of your imagination and find yourself along the way. You share your heroes with the people you love and watch them embark on adventures that will last forever. There's really only one word to describe it. Magic. Magic. L'avrebbe mai detto che questo tipo di pubblicità sarebbe mai potuta divenire lo spot di Magic the Gathering? Un taglio estremamente serio, molto serio. Due titani dell'intrattenimento presenti nei negozi di tutto il globo uniscono le forze. Magic the Gathering, uno dei giochi di carte collezionabili più famosi al mondo. Ha fatto una bronzata, diciamo, sì. Diciamolo che è il più famoso al mondo. Dai, dai, non siate pavidi, Acqua di... Perché fanno i modesti? E dillo che è il più famoso al mondo. Sì, ho capito, c'è Pokémon, ma dai, ma Magic, dai, lo conoscono anche i sassi. E Marvel, una delle più grandi aziende di intrattenimento fondata sui personaggi. Collaboreranno per condividere i supereroi e i cattivi più amati e molto altro attraverso il gioco da tavolo. Questa collaborazione di mondi altrove sta per arrivare, e questo è il tuo invito a unirti, registrarti per ricevere tutti gli aggiornamenti. Cos'è Magic the Gathering? Magic the Gathering è un gioco di carte collezionabile originale, il suo stile è gioco gratificante, strategico, personaggi interessanti, lo straordinario multiverso, hanno divertito i fan per oltre 30 anni, con più di 50 milioni di fan ad oggi. Magic è un fenomeno mondiale pubblicato in oltre 150 paesi. Allora, posso dire una cosa? Questo è molto interessante. Questo pezzo di articolo è molto interessante. A me pare che questa sia la prima volta, adesso potrei sbagliarmi, ma a me pare che questa sia la primissima volta in cui Wizards, all'interno del suo stesso fottuto sito, nella sua sezione di annunci, inserisce la risposta a una domanda che tutti ovviamente conoscono se si ritrovano all'interno di questo dominio internet. Che cos'è Magic the Gathering? Cioè, che cos'è Magic the Gathering viene inserito all'interno di questo articolo. Perché forse c'è una grande aspettativa di click
inerente a questo articolo da parte di persone che non hanno idea di cosa sia Magic the Gathering, ma che sanno chiaramente che cos'è invece Marvel. Quindi c'è un mini spiegone di che cos'è Magic the Gathering all'interno di un articolo d'annuncio di novità Magic all'interno del sito magic.wizards.com. Vi sembra un segno del fatto che si aspettino molte visite questo link su questo articolo da persone che non hanno neanche idea di cosa sia Magic the Gathering? Scegli come costruire e puoi giocare il tuo personale mazzo di creature forti, alleati, continua a spiegarti che cos'è Magic, incredibilmente a sorpresa. Magie potenti per ottenere la vittoria. It is Magic. Ci hanno messo pure il video. Insomma, cercano di venderti Magic all'interno di questo articolo. Questo articolo è Marvel, non è un articolo Wizard. È un articolo Marvel che cerca di venderti Magic. E questo è quanto, insomma, non ti è dato molto sapere, ecco. La domanda è, ci dobbiamo porre, quindi, necessariamente è una e una soltanto: come concretamente verrà costituita questa collaborazione? Verrà fatto un secret lair? Sarà un universe beyond in stile Fallout, Doctor Who? Sarà un vero e proprio set modern, come è stato per Lord of the Rings? Sono almeno tre possibilità inerenti a questa collaborazione. Io credo che, essendo un brand così importante, possiamo dirlo con assoluta serenità, forse il più importante con cui Wizard abbia mai collaborato, io credo che vorrà sfruttare al massimo il potenziale dato da questo colosso dell'intrattenimento, da questo colosso stampa soldi. Vecchi giocatori del Magic, la maggior parte di loro, se si sono lavati, il che non è per nulla scontato, hanno messo su famiglia. Ed è ora che questi vecchi giocatori di Magic trasmettano il verbo della magia ai loro figli. E attraverso il cavallo di Troia di Marvel e di magari un Harry Potter futuro, Fortnite, e magari ci riescono anche. Quindi è arrivato il momento di diffondere il verbo, di essere testimoni di Garfield, adesso testimoni di Rose, e passare la torcia alla prole giovine, che non gli basta, che non gli basta il Mox e il Black Lotus. Vogliono vedere il tizio balordo che dice: io sono Iron Man e i soldi di tuo papà li devi dare a me. Ragazzi, è l'unico modo per crescere. Pensa di essere tu il CEO della Wizard. Hanno in mano questo brand e dico: questo brand vale X milioni di dollari. Il tuo obiettivo è incrementare il valore di Wizard in un anno, la percentuale più alta possibile. Come fai? Migliori il gioco. Come fai a migliorare il gioco? Come fai a incrementare le vendite? Se non con le collaborazioni. Perché ormai il gioco direi che è ben più che collaudato. Ormai è solidificato, granitico, a reach massima, raggiungibile attraverso la sua concretezza, la sua bellezza, la sua perfezione con tutti i suoi difetti, che abbiamo imparato ad apprezzare, ad accettare, ad amare addirittura, proprio come si fa con la propria o il proprio consorte. Di quello non puoi fare, no? Quindi ormai quel goal è stato raggiunto. Adesso dobbiamo pubblicizzarlo, in buona sostanza. Cioè, l'unica cosa che ci rimane da fare è pomparlo il più possibile, quindi mostrarlo a più persone possibili, abitanti del pianeta Terra. Come facciamo se non attraverso le collaborazioni? Pagare la sponsorship su Facebook non basta, evidentemente. Serve collaborare con gli altri grandi colossi, gli altri grandi brand di successo facenti parte del globo terrestre. E poi è ovvio, no? Nel senso, se più collaborazioni fai con più disparati brand, più è facile che uno poi prima o poi lo becchi, perché ok, io non sono appassionato di Marvel, non sono appassionato di Fortnite, Street Fighter non mi fa impazzire, però prima o poi lo becchi uno, cioè facendo veramente collaborazioni in qualsiasi cosa, becchi il gusto di tutti prima o poi. Per esempio, questa è la primissima collaborazione che a me mi fa venire il cazzo abbastanza turgido, ovvero quella con Jurassic Park, della prossima espansione in uscita, dello Lost Cavern of Ixalan. Ecco, là per esempio mai colpito, mai preso. Non mai preso per tutto finora, questa volta mai preso, mai pizzicato, perché Jurassic Park mi ha colpito proprio, mi ha colpito e affondato proprio con un singolo colpo, con un singolo shot proprio, 100%. Wizard e Don Matteo, per vendere Magic agli over 60 potrebbe essere. La collab con South Park, bellissimo. Ecco, South Park per esempio non lo so se lo farebbero.
South Park perché penso che la Wizard si voglia mantenere molto family friendly, molto politically correct la Wizard, eh. Forse South Park non se la collerebbe. Sarebbe ovvio fare un bel Magic the Gathering per Masters of the Universe, che tra l'altro era, secondo me, ricalcato moltissimo, diciamo ispirato, per non essere proprio perentori, ispirato fortissimamente l'ultimo set Commander Masters, minchia, proprio anche il font ci somigliava tanto, molto molto. Ecco, per esempio Magic più Dragon Ball potrebbe fregarmi, potrei seriamente considerare di comprare tutto di Magic più Dragon Ball, perché siamo sempre lì, cioè i nati nei primi 90, ma che chiamano Magic, ma come fanno a non volere le carte del fottuto Dragon Ball? E queste, cari ladies and gentlemen della magia youtubesca, erano tutte le news inerenti a questa mastodontica, sontuosa, ultima collaborazione annunciata da Marco Acqua di Rose. Scrivi qui sotto che cosa ne pensi, se sei contento, perché sei contento, se non sei contento, perché non sei contento, se acquisterai prodotti Marvel, Fit Magic The Gathering e quali, soprattutto, altri brand vorresti vedere collaborare con il tuo gioco di carte collezionabili preferito.